turista basco, il milionesimo visitatore del 2023 del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Si tratta di Gheorghe Pasquale Ibanez, arrivato da Bilbao insieme con la moglie e con il loro bambino per festeggiare il suo 40° compleanno in Sicilia. Ad accoglierlo l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato e il direttore del Parco dei Templi Roberto Sciarratta. Siamo felicissimi per questo traguardo epocale. La Valle dei Templi ha staccato il milionesimo biglietto e siamo felici perché comunque è il successo di una squadra che è oleata nei minimi termini e che ha lavorato senza soluzioni di continuità per raggiungere questo traguardo. L'avevamo sfiorato nel 2019, l'anno dei numeri importanti, ma questa volta siamo riusciti a tagliare questo traguardo. Siamo felici e lavoreremo senza soluzione di continuità per cercare di portare avanti sempre le bellezze della nostra Sicilia. Lo slancio giusto, si deve lavorare, dobbiamo cercare di curare ogni minimo dettaglio per cercare di fare grande Agrigento e soprattutto la Sicilia. E l'assessorato che mi onoro di guidare sta coordinando tutte le attività propedeutiche e prodromiche in vista di Agrigento Capitale della Cultura. Siamo molto contenti, lavoriamo in sinergia col Comune e con tutti gli aventi causa e siamo convinti che ci faremo trovare pronti a questa grande sfida. Un ottimo lavoro di sinergia tra parco, tra concessionario, tra dipartimento, tra assessore, tra governo regionale. Devo dire, abbiamo lavorato per questo, ma oggi siamo contenti ovviamente, ma per noi rappresenta un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Noi lavoreremo e lavoreremo come sempre chi lavora nel mondo dei beni culturali per far sì che la valorizzazione preordinata prima dalla tutela e l'attenzione a questo patrimonio importante, devo dire, questo fa sì che possiamo rendere questo patrimonio interamente a disposizione di tutti e fa sì che questo lavoro alla fine poi raccoglie i successi di visitatori che ci auguriamo continuano sempre a essere più numerosi, soprattutto in visione di tutte le manifestazioni che stiamo facendo come parco in relazione alla nomina di Agrigento Capitale della Cultura del 2025. Stiamo lavorando e lavoreremo insieme per rendere questo patrimonio godibile a tutti.